Maria, buona e santa giornata a tutti voi, miei cari figlioli, nei sacri cuori di Gesù e di Maria e nel cuore castissimo di San Giuseppe. Oggi è mercoledì 24 marzo, siamo alla vigilia della grande solennità, una delle più importanti solennità del calendario liturgico, dell'Annunciazione del Signore, il momento in cui il Verbo di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, si è incarnato nel seno purissimo della Vergine Maria, concepimento virginale, senza concorso di uomo, della seconda persona della Trinità che scende sulla terra e si incarna assumendo da Maria la natura umana. Et verbum caro factum est. Il Verbo si è fatto carne, dice Giovanni nel prologo, e tabitavit in nobis, ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Dunque ci prepariamo già da oggi pomeriggio ci saranno già i primi vespri della solennità, vogliamo viverla con intensità, e anticipo già da ora che domani ci sarà la consacrazione della confraternita del Santo Rosario, che è stata affidata come direzione al caro Antonio Lazzaro. Domani festa dell'Annunciazione, anche noi iscritti alla confraternita, che abbiamo l'impegno di pregare tutti e tre i rosari ogni giorno, anzi invito tanti di quelli che ancora non vi siete iscritti a questo profilo, che è solo un profilo di preghiera, che lo possiate fare. Domani rinnoveremo la consacrazione tutti insieme alla Madonna Annunziata, ecco, e il nostro cuore e la nostra mente naturalmente vanno a Loreto, dove si trova la Santa Casa nella quale la Madonna ha pronunciato il suo "Eccomi, sono la serva del Signore", il momento in cui appunto il Verbo si è fatto carne, questa casa traslata dagli angeli secondo la tradizione, come ha visto anche San Nicola da Tolentino e i frati del convento dove lui si trovava. E stasera riprendiamo il ritmo delle catechesi, scusate se intensifico, ma appunto è necessario cercare di finire entro il Venerdì Santo, siccome mancano 6-7 puntate. Allora condividete, sta per essere fatto il post, questa sera c'è la catechesi sulla passione del Signore, eccolo qui dal mio libro Li amò sino alla fine, la passione di Gesù, una lettura narrativa e teologica. Ieri è stata abbastanza impegnativa, fitta come catechesi, abbiamo parlato del processo al Sinedrio, e prima però di parlare del processo da Pilato al Pretorio, il capitolo ottavo, per chi ha il libro può andare a pagina 149, è dedicato al traditore e all'ardente discepola. Dopo aver visto il coprotagonista Pietro, vedete che io dedico molta attenzione nel mio libro all'Apostolo Pietro, però, e anche a Giuda Iscariota, però appunto questo capitolo di questa sera, che vi invito a condividere l'annuncio, condividete, perché è un modo di esercizi spirituali. Una volta si faceva il precetto pasquale, gli esercizi spirituali nelle parrocchie, nei conventi, nei monasteri, per prepararsi alla passione di Gesù, però si parlava di tutto tranne che di Gesù, dice Don Divo Barsotti, come mai prima la Chiesa ha parlato, ma anche nello stesso tempo come mai prima è così inefficace. Ecco, quindi mi raccomando, condividete, perché questi sono esercizi spirituali che servono a prepararci alla Pasqua. Domenica è la Domenica delle Palme, domenica prossima 28 marzo, e quindi questo ciclo di catechesi basate sul mio libro, che potete sempre domandare in segreteria al numero telefonico della segreteria di Radio Domina, questo libro che potete domandare è utile per prepararci alla Santa Pasqua, e penso sarete d'accordo con me, servono queste catechesi a riflettere sulla passione di Gesù, appunto come qualcuno scrive, quelli che una volta si chiamavano quaresimali. Quindi questa sera saremo invitati a meditare su due personaggi antitetici, Giuda Iscariota, quindi avremo tanto da dire, fatelo presente, perché su Giuda Iscariota oggi purtroppo dal dopo concilio ai nostri giorni c'è una visione revisionista assolutamente infondata. Giuda è un traditore che va al Sinedrio, come abbiamo visto ieri sera, per dire quanto volete darmi perché io ve lo consegni, attaccato al denaro. Ma com'è possibile? Bergoglio che dice questa figura mi piace. Certo, lo immagino, piace molto ai modernisti Giuda Iscariota, perché i modernisti sono traditori come l'Iscariota, non c'è niente da fare, è meglio dire le cose come stanno, e quindi gli piace a loro questa figura di Giuda Iscariota, che invece è un ladro, è attaccato al denaro e si vende pure sua madre, anzi si vende il maestro pur di fare soldi, attaccato al denaro, che è attaccato al denaro e accecato. Questa sera vedremo questa, lo abbiamo più volte incontrato in questo 7-8 catechesi che abbiamo fatte,
E questa sera alle 21:15 su YouTube, mi raccomando, è il canale YouTube dove vi invito a iscrivervi e poi a mettere like, voi siete coprotagonisti di questo progetto. Ecco, questa sera vedremo la figura oscura, gelida e metallica del traditore o paradidus, dicono i testi greci, e non si può sfuggire il revisionismo misericordista massonico Bergoglian modernista. Non va da nessuna parte. O paradidus, in greco è chiarissimo, c'è l'articolo, è definito come merita, il traditore, colui che consegna. E dietro, contro di Giuda, stasera metteremo invece in maniera antitetica la figura di Maria Maddalena. E infatti il titolo di questo, secondo me, avvincente capitolo, io non posso fare l'elogio del mio libro, dovete essere casomai a voi a stabilirlo, secondo me il mio libro, questo, Gli Amosi nella fine, dovrebbe circolare per uno solo dei motivi. È molto bello dal punto di vista narrativo, ma per un piano solamente teologico il libro meriterebbe, pur nella sua modestia, di farlo circolare, perché combatte la versione neo-ariana che ormai si è imposta nelle parrocchie e nei seminari e nei circoli cattolici, cioè quella di un Gesù che durante la passione non si aspetta di dover morire in croce e che è un incidente di percorso che neppure lui pensava. Il mio libro rivaluta la tradizione, molto debitore di von Balthasar. Gesù sapeva a cosa andava incontro. E così noi poi, come abbiamo visto, ci fermiamo sui dettagli, sui particolari in questo libro, che oggi lancio una profezia, che oggi è un libro interessante, chissà che domani non diventi invece un punto di riferimento di fronte, perché se voi andate a comprarvi i libri di meditazione sulla passione di Gesù che circolano nelle librerie cattoliche, prima o poi vi leggerete apertamente o implicitamente che Gesù non si aspettava, che Gesù e poi la rivalutazione, è tutta una messiscena ideologica per cui Gesù è uno sprovveduto che non si aspetta di morire, contro invece l'evidenza dei Vangeli, e poi ancora soprattutto Giuda Iscariota è un povero apostolo che svolge un ruolo ma poi si pente e Dio lo perdona. In una via crucis a Milano, la citerò stasera, si legge: benedetto Cappio che ha stretto il collo di Giuda per lasciarsi abbracciare da Dio. Naturalmente queste sono affermazioni agghiaccianti, quindi il mio libro serve a combattere la deriva ariana circa il momento decisivo della vita di Cristo e della nostra fede, che è la sua passione redentrice. Questa sera alle 21:15 il traditore, ecco il titolo del mio capitolo, il traditore, l'ardente discepola, Giuda Iscariota e Maria di Magdala. Oggi celebriamo la commemorazione obbligatoria di San Gabriele Arcangelo. La riforma liturgica li ha messi insieme i tre noti arcangeli il 29 settembre, Michele, Gabriele e Raffaele, ma nel rito tradizionale che noi seguiamo, perché Benedetto XVI ce ne ha dato possibilità, grazie a Dio, noi sappiamo che invece i tre arcangeli rimangono separati. C'è Michele il 29 settembre, c'è Raffaele il 24 ottobre e oggi 24 marzo, non a caso, alla vigilia della Annunciazione del Signore c'è la festa di San Gabriele Arcangelo, il cui nome significa fortezza di Dio. Ecco, ricordiamo anche San Simonino, martire, questo fanciullino di Trento, a cavallo tra XV e XVI secolo, che è stato assassinato, sacrificato dalle empie mani degli ebrei della sinagoga di Trento, lo hanno squartato vivo il bambino, e lo hanno poi appeso a un albero, ma il corpo dai familiari è stato rinvenuto, gli si è data degna sepoltura e sulla sua tomba, come testimoniato dai romani pontefici, figlioli cari, non è che ci stiamo inventando nulla, come attestato dai romani pontefici, San Simonino di Trento, sul suo sepolcro sono accaduti grandi miracoli, talmente grandi che la Chiesa, il Vescovo di Trento e poi la Santa Sede, nella persona dei sommi pontefici, hanno sentito il bisogno prima di beatificarlo e poi di canonizzarlo come martire. San Simonino è martire, è stato ucciso dagli ebrei della sinagoga di Trento in odio alla fede cristiana.
Paolo VI e Giovanni XXIII ancora prima hanno abolito il suo culto, ma a Trento c'era prima in passato una grandissima devozione. Se non sono traditori apostati fino in fondo, anche a Trento mi sembra che ancora oggi compaia comunque sia come compatrono, pensate un po', un bambino di 3-4 anni, compatrono della città di Trento. Ed è bene non raccontare i dettagli dello squartamento a vivo che gli ebrei hanno fatto di questo piccolo fanciullo. Naturalmente siamo solo noi cristiani che dobbiamo chiedere perdono e scusa al mondo intero. Ecco, allora, quindi ricordando anche San Simonino, in particolare oggi ricordiamo San Gabriele Arcangelo, che porta l'annuncio a Maria. Vi ricordate il canto di Dante nel Paradiso, quando Dante domanda chi è questo angelo che danza intorno alla Santa Vergine, e giocoso sì che par de fuoco, ecco, sembra di fuoco questo angelo, e San Bernardo risponde a Dante che è colui che portò la palma giù infra i mortali, cioè portò l'annuncio della salvezza e quindi della vittoria redentrice alla Beata Vergine Maria. Però Gabriele compare anche, l'Arcangelo Gabriele, di cui oggi facciamo la commemorazione, Fortezza di Dio, compare anche, mi date l'anno del martirio di San Simonino perché mi chiedono in che anno è accaduto, che dicevo che compare anche nell'Antico Testamento San Gabriele Arcangelo, nel libro del profeta Daniele. Ma nel Nuovo Testamento c'è anche l'episodio dell'apparizione, se vi ricordate, dell'Arcangelo Gabriele a Zaccaria, il marito, il sacerdote marito di Santa Elisabetta, marito di Santa Elisabetta, e lì appunto c'è la storia dell'apparizione dell'Arcangelo Gabriele, che se a Maria non si presenta col nome, ma è Luca che dice l'angelo Gabriele fu mandato da Dio, invece nel testo dell'apparizione a Zaccaria, il papà di Giovanni Battista, Gabriele dice proprio: io sono Gabriele che sto alla presenza di Dio. Ecco, e quindi oggi invochiamolo San Gabriele Arcangelo. Lui è invocato, San Michele, per la lotta contro Satana e i demoni. E infatti nella messa vera di sempre, c'è, alla fine, nelle preci leonine, c'è la supplica a San Michele Arcangelo: Sante Michele Arcangelo, defende nos in prelio. E San Michele, per lottare contro il diavolo, per essere protetti contro il demonio, e mi raccomando che a casa abbiate sempre l'effigie, l'immagine di San Michele Arcangelo, in un modo o in un altro. San Raffaele Arcangelo è invocato, come sapete, medicina di Dio per combattere le malattie. A Milano c'è l'ospedale San Raffaele Arcangelo, non a caso è San Raffaele Arcangelo. Infine, San Gabriele Arcangelo, fortezza di Dio. Oggi noi lo invochiamo, lui che ha avuto l'onore di portare, pensate che onore grande che ha avuto questo angelo, che noi oggi veneriamo volentieri, con gioia, auguri a quelli che si chiamano Gabriele, Gabriella. Ha avuto l'onore di portare l'annuncio della redenzione alla Vergine Maria. Una tradizione insegna, come tante volte vi ho detto, che gli arcangeli sono 7 in tutto. Ci sono anche Uriele, Barachiele, Sealtiele e Geudiele. Non ho il tempo adesso di approfondire questa tradizione che si richiama a delle apparizioni. La sua devozione, quella dei 7 arcangeli, è diffusa nel mondo. Quando io sono stato diversi anni fa in Messico, sono rimasto veramente colpito nel trovare nella cattedrale di Ciudad del Messico, di trovare la città del Messico, nella cattedrale una cappellina, un quadro votivo dedicato proprio ai 7 arcangeli, e sono proprio rappresentati coi loro nomi. Ecco, e quindi San Gabriele in particolare, lui che porta l'annuncio a Maria, l'annuncio della redenzione, l'annuncio della salvezza, vuol dire fortezza di Dio, e quindi lo si invoca per avere forza nella lotta contro il peccato, per avere forza nel combattimento contro Satana, per avere forza nel resistere alle tentazioni. Dobbiamo invocarlo di più San Gabriele Arcangelo, dobbiamo, direi, tornare a invocare di più gli angeli. L'affronto modernista post-conciliare ha praticamente scalzato via gli angeli, e non si possono sentire certe cose scritte dall'irriconoscibile Ravasi. Ravasi ha avuto una trasformazione camaleontica
non è più quello che era magari agli inizi. Agli inizi era persino piacevole ascoltarlo, poi dopo sarà stato forse affiliato alla massoneria che lui apertamente difende, non lo so, però sentirgli vedere scrivere che gli angeli sono prestiti delle culture del vicino Oriente antico, francamente viene rabbia. È stato scippato ai fedeli a causa di questi mostri vestiti di rosso, qualcuno anche di bianco, è stato strappato ai fedeli la vera devozione, la sana fede. Gli angeli esistono, non è roba da New Age, non è roba medievale, non è roba per cattolici idioti rispetto ai cattolici adulti che sono i modernisti. Gli angeli esistono, la Bibbia ne parla continuamente. Io sto lavorando sull'Apocalisse, l'Apocalisse è piena zeppa di angeli, è impensabile il libro di Apocalisse senza quelli che von Balthasar chiama coattori, coprotagonisti dell'opera della salvezza. E dunque gli angeli esistono, la Chiesa ne ha sempre affermato l'esistenza, non sono esseri mitologici come i poveri modernisti ritengono, esistono, sono divisi in 9 cori angelici per 3 gruppi diversi. I più vicini a Dio sono quelli inconoscibili per noi e sono i più alti, da loro partono poi le luci che pervengono a noi, destinatari di queste luci, attraverso gli angeli inferiori. I più conosciuti sono gli angeli custodi e gli arcangeli, perché sono quelli delle sfere più basse. Nelle sfere più alte ci stanno appunto i serafini e i cherubini. E gli angeli hanno due, esistono come Gabriele, esistono per due ragioni fondamentali. Dio li ha creati, questo lo dice chiaramente la Bibbia, per cui chi nega l'esistenza degli angeli incorre nella scomunica late sentenze, figlioli cari. Ma questo è un tema che non voglio trattare, talmente sono così ridicoli i modernisti, hanno dovuto e voluto cancellare tutto il soprannaturale, vedete che non parlano mai degli angeli. E questo mi dispiace, è un problema del magistero postconciliare generale, perché degli angeli anche i pontefici del postconcilio hanno parlato niente o quasi niente, qualcosa ha detto Wojtyła, pochissimo ha detto Benedetto XVI, bisogna tornare a parlare moltissimo degli angeli, moltissimo. E loro esistono per due ragioni, la prima, lodare e glorificare Dio, cioè gli angeli vengono creati da Dio prima degli esseri umani per dare gloria a Dio, esistono per questo, sono come diremmo la cornice dossologica della Santissima Trinità. Dio li crea, gli angeli, quanti ne ha creati? E che ne sappiamo? Miliardi di miliardi e migliaia di migliaia, dice la scrittura, quindi milioni e milioni, forse miliardi di angeli, del resto gli uomini siamo appena adesso 7 miliardi, figurarsi quanti ne sono esistiti e chissà ancora quanti ne esisteranno, solo Dio sa, solo Dio sa. Loro sono stati creati prima di tutto per lodare e glorificare Dio, ecco, questo è il loro compito e non si stancano mai di farlo perché è insito nella loro natura, loro sono puri spiriti, gli angeli. Ecco perché non si vedono con gli occhi del corpo, però li si può sentire presenti, anche se alcuni diversi santi, lo abbiamo raccontato parecchie volte, hanno visto gli angeli, Padre Pio li vedeva, Natuzza li vedeva, io sono testimone di quello. La prima volta che sono andato da Natuzza, ero diacono, non ero neanche prete ancora, e rimasi sconvolto quando arrivando volevo raccontargli un paio di problemi miei personali che nessuno conosceva, e Natuzza mi ha offerto la risposta e vedendo la mia meraviglia, il mio stupore, mamma Natuzza mi ha detto: mi ludissi lo vostro angelo, me l'ha detto il vostro angelo, ecco, quindi poi ho detto l'angelo custode, tu però prima passami il permesso, comunque sia, gli angeli, ecco, ci sono santi che l'hanno visto, Santa Francesca Romana, Santa Gemma Galgani, tanti santi anche del nostro tempo, Madre Speranza, hanno visto gli angeli, ecco, che però con gli occhi del corpo non si vedono perché sono puri spiriti, creati, dicevo, per due ragioni, la prima ve l'ho detta, dare lode e gloria a Dio, la seconda, assistere gli uomini. Ecco, c'è un ministero angelico in favore di noi uomini e allora noi dobbiamo essere grati, in particolare al nostro angelo custode. La Chiesa ha istituito una festa per loro, il 2 ottobre, la festa degli angeli custodi, ma poi dobbiamo essere grati a tutti gli angeli. Gabriella Bitterlich, una mistica austriaca vissuta nei nostri tempi, ha realizzato un'opera al titolo Opus Angelorum, perché lei vedeva gli angeli, parlava con loro, il suo diario è stato secretato dalla Santa Sede, si parla di angeli delle case, dei paesi, delle città, dei villaggi, delle contrade, delle strade, capite, delle parrocchie, degli ospedali, ci sono angeli dappertutto.
angeli dappertutto, angeli santi che ci proteggono. Purtroppo ci sono anche dappertutto angeli ribelli, i demoni o demoni, che sono gli angeli decaduti a seguito della battaglia escatologica in cielo contro da parte di Lucifero contro l'arcangelo Michele. E allora noi dobbiamo invocarli gli angeli, dobbiamo chiedere loro che ci aiutino e ci proteggano. Per quel che mi riguarda, se vi può interessare, non ho il tempo durante il giorno per ovvie ragioni di pregare la corona angelica, magari provvederò quando sarò anziano, se ci campo e non potrò più avere il tempo di scrivere magari, e allora mi immagino già ottantenne, novantenne seduto in poltrona che mi recupero queste pie pratiche. Però ogni giorno io invoco continuamente il mio angelo custode, faccio la preghiera ai sette arcangeli e ho Uda, come molti di quelli che mi stanno attorno lo sanno, una fortissima devozione, direi un amore profondo verso San Michele Arcangelo, che invoco di continuo durante la giornata. Quindi invochiamo gli santi angeli, chiediamo loro che ci assistano dal cielo e ci proteggano. E la serva di Dio Maria Simma, che vedeva le anime del purgatorio, ha ricevuto dalle anime del purgatorio un suggerimento. Siccome lei vedeva molte persone, molti defunti morti a causa degli incidenti stradali, questi defunti dicevano che per evitare gli incidenti stradali occorre ogni volta che ci si mette in macchina pregare l'angelo di Dio, perché così si sarà custoditi. Vi raccomando di farlo, perché mettersi in macchina lo riteniamo sempre una cosa ovvia, però ci sono molti pericoli, anche per quello che riguarda adesso questo assedio, vabbè, chiamiamolo tale, della cosiddetta pandemia, col cosiddetto problema dei vaccini, eccetera. Invochiamo gli angeli ci danno luci speciali. Gli angeli ci assistono e particolarmente oggi invochiamo San Gabriele Arcangelo, che porta l'annuncio a Maria. Ecco, intanto volevo dirvi che San Simonino, qualcuno l'ha chiesto, è stato martirizzato il giovedì santo del 23 marzo del 1475, martirizzato la sera del giovedì santo, quando Gesù si offre al Padre come agnello immolato nell'ultima cena, e Simonino viene, senza che i perfidi uccisori lo sappiano, reso partecipe alla passione di Cristo e ritrovato il suo corpo la domenica di Pasqua. Quindi veramente nella storia di questo fanciullino santo, compatrono della città di Trento, si trova una storia, una vicenda meravigliosa, una partecipazione straordinaria alla passione di Cristo. Vorrei concludere facendo un riferimento a una pratica di pietà che oggi e domani ci viene suggerita particolarmente. Sto parlando della preghiera dell'Angelus. Ecco, che bisogna pregare tre volte al giorno, al mattino, al pomeriggio e alla sera. Una preghiera che dopo il rosario è sempre stata particolarmente raccomandata dai pontefici di Roma, dai papi, una preghiera, l'Angelus, molto antica, probabilmente da collocarsi nei monasteri medievali, e molto cara ai santi. Si legge di alcuni santi qualcosa di commovente. Sant'Alfonso Maria dei Liguori, uno dei miei preferiti, quando da vescovo andava in giro per le visite pastorali e suonavano le campane di mezzogiorno, anche in pieno inverno, lui chiedeva, se era in viaggio, di fermare la carrozza, scendeva dalla carrozza, si metteva in ginocchio anche nel fango e pregava l'Angelus in ginocchio. Devo spezzare una parola di lode nei confronti del cardinale, che so essere ancora vivo, che mi ha ordinato sacerdote, il cardinale Salvatore De Giorgi, arcivescovo di Palermo dal 1996 fino a quando poi ha dato le dimissioni. E il cardinale De Giorgi ha avuto una caratteristica che lo contraddistingueva e che sulla quale caratteristica già in seminario, pensate, i seminaristi del mio tempo, che ora sono felicemente parroci, non tutti, alcuni di questi radical modernisti lo pigliavano in giro, perché il cardinale De Giorgi, dovunque si trovasse, a mezzogiorno, questo io ho potuto sperimentarlo più di una volta per quando l'ho incontrato, lui a mezzogiorno
chiunque ci fosse, interrompeva, me lo ricordo molto bene, usciva dal suo ufficio dove riceveva la gente, i preti e così via, e andava nella stanza attigua, il salone attiguo, e allora lì lo aspettava chiunque, la suora, le inservienti sapevano che questo lui lo teneva, ci teneva molto, prendeva, sono quelle cose che poi restano a dire il vero, perché si fa tanta chiacchiera, ma quello che poi resta degli uomini di Dio, delle persone care a Dio, è proprio sono queste cose qui che fanno la differenza. E il cardinale Giorgi è stato uno dei tre cardinali che Ratzinger ha scelto per approfondire il tema del Vatilix, quindi si porta adesso è ultra novantenne, credo sia in Puglia, non lo so, io prego ogni giorno per lui naturalmente perché mi ha ordinato sacerdote, e stavo dicendo che lui si metteva nella stanza attigua e allora pregava l'Angelus con chiunque, preti, chiunque era lì, anche il segretario, tutti gli altri dovevano interrompere, e il cardinale De Giorgi ogni giorno, dovunque si trovava, a mezzogiorno, qualunque cosa stesse facendo, interrompeva per pregare l'Angelus. Fra i tre momenti in cui pregare l'Angelus, quello di mezzogiorno è assolutamente il più importante. Quindi dovunque siate e qualunque cosa stiate facendo, figlioli cari, a mezzogiorno, tranne che non sia realmente possibile per ragioni superiori, fermatevi e pregate l'Angelus. Che è una preghiera bellissima che richiama la festa oggi di San Gabriele Arcangelo e domani quella della Annunciazione del Signore, il momento in cui appunto la Madonna ha ricevuto l'annunzio della redenzione e nel suo grembo virginale, come Gabriele le dice, si incarna il Figlio di Dio. E la preghiera dell'Angelus porta con sé parecchie evocazioni. Forse la più importante di tutte, a mio avviso, non so se siete d'accordo, riguarda il legame con la battaglia contro i turchi, contro i musulmani, perché il suono della campana a mezzogiorno, non so dalle vostre parti in giro per l'Italia come funziona, comunque qui dalle mie parti ancora a mezzogiorno suonano le campane, stanno ancora costruendo qui una nuova chiesa e da 20 anni che la stanno costruendo, comunque suonano già le campane, perché in alcune diocesi solo al venerdì, però Papa Callisto III nel 1456, quindi vedete che storia antica ha la preghiera dell'Angelus, e citò i cristiani a pregare per l'esercito cristiano che in Ungheria stava combattendo per la fede perché vincesse la guerra contro i musulmani. E siccome la guerra fu vinta, così Callisto III appunto impose che questa preghiera fosse pregata ogni giorno da tutti i cristiani. Oltre a Papa Callisto III, Papa Paolo III, Papa Alessandro VII, Papa Clemente X raccomandarono molto la recita dell'Angelus, che arricchirono anche di indulgenze. La preghiera dell'Angelus porta con sé indulgenze, e Benedetto XIII nel 1724 ha concesso 100 giorni di indulgenza a quelli che l'avessero recitata in ginocchio al suono della campana. Leone XIII ha reso le condizioni più semplici per lucrare l'indulgenza, cioè ha detto non è necessario mettersi in ginocchio, l'Angelus ottiene ugualmente la indulgenza. Dobbiamo a Paolo VI, il Papa Paolo VI, Papa del Concilio, il fatto che egli promosse l'idea di mandare in onda l'Angelus in televisione ogni domenica. Si era iniziato con una emittente locale, Tele Radio Sole, che trasmetteva appunto ogni domenica in diretta l'Angelus domenicale del Papa. Successivamente questo fu accolto con grande entusiasmo in Argentina, dove la televisione di Stato, il canale 7, canale 7 di Buenos Aires, trasmetteva ogni domenica con grande entusiasmo l'Angelus domenicale del Papa. Da questo lentamente si è passato alla RAI. La RAI ha sempre trasmesso gli Angelus domenicali del Papa, o anche detti Regina Celi. La preghiera dell'Angelus, lo sappiamo e concludiamo, consiste di tre brevi testi. Angelus Domini Nunciavit Marie,
et concepit de Spiritu Santo. L'angelo del Signore, ed è Gabriele appunto di cui oggi facciamo commemorazione, ecco perché vi sto parlando di questa straordinaria preghiera dell'angelus, portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. E sì, e segue la prima Ave Maria. Angelus Dominus et concepit de Spiritu Santo. E la seconda è appunto eccomi sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. La terza è il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. A ciascuna di queste tre frasi che fanno sintesi del mistero dell'incarnazione, ecco perché i pontefici hanno dato grande tributo alla preghiera dell'Angelus, che in genere oggi viene, ci mancherebbe altro, snobbata, segue poi l'orazione Oremus, gratia tua anquesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunziante. Quindi Gabriele, che sembra essere un po' messo, diciamo, ai margini, in realtà forse è più invocato, senza capirlo, di San Michele Arcangelo, perché se ufficialmente San Michele Arcangelo lo si invoca una sola volta al termine della messa tradizionale, San Gabriele lo si invoca tutte le volte che si prega l'Angelus. Angelo, qui angelo nunziante. Chi è l'angelo nunziante? È Gabriele. Qui angelo nunziante, Christi fili tu incarnazione cognovimus, per passione meius et crucem, ad resurrezionis gloria perducamo. E quindi è una preghiera sempre raccomandata dai sommi pontefici, che dobbiamo avere a cuore, anche perché l'hanno amata tutti i santi, questa preghiera. Durante la tempesta post-conciliare era stato pensato di eliminare o di cambiare la preghiera dell'Angelus. Contro queste misure, manipolatrici dell'Angelus, è intervenuto con una certa decisione, come raramente faceva, Paolo VI, che nella esortazione apostolica Marialis Cultus scrive: tale preghiera non ha bisogno di restauro. Qui il Papa si è imposto, come raramente faceva, cioè ha difeso Paolo VI la preghiera dell'Angelus. E aggiunge: la struttura semplice, il carattere biblico, l'origine storica che la collega all'invocazione dell'incolumità nella pace, il ritmo quasi liturgico che santifica momenti diversi a giornata, l'angelo si prega al mattino, a mezzogiorno e alla sera, l'apertura verso il mistero pasquale per cui mentre commemoriamo l'incarnazione del Figlio di Dio chiediamo di essere condotti per la sua passione e la sua croce alla gloria della risurrezione, fanno sì che essa, a distanza di secoli, conservi inalterato il suo valore e intatta la sua freschezza. Paolo VI ha difeso la preghiera dell'Angelus e anche del Rosario nella Marialis Cultus. La Marialis Cultus è stato un pugno allo stomaco dei modernisti, che pensavano di aver cantato del tutto vittoria su Paolo VI, il quale qua e là qualche cosa ha cercato di salvaguardarla. Tra queste dobbiamo a lui effettivamente il merito da Papa di avere custodito e salvaguardato la preghiera dell'Angelus, che altrimenti si sarebbe smarrita. Un Paolo VI che però è quello che poi fa scomparire gli arnesi del martirio di San Simonino, che contribuisce a eliminarne la memoria liturgica per rispetto nei confronti degli ebrei, e che fa appunto perdere le tracce. Quindi lì veramente siamo sempre in presenza di quel caos magmatico del post-concilio. Bene, miei cari. E allora oggi invochiamo San Gabriele Arcangelo, mentre siamo nel mercoledì della prima settimana di Passione, ci avviciniamo a passi spediti verso la Domenica delle Palme. Questa sera vi aspetto per la catechesi, è stato fatto il post, quindi potete già condividerlo, parleremo di Giuda Iscariota e di Maria Maddalena. E contestualmente ci prepariamo alla festa domani, la solennità della Annunciazione del Signore. Staremo a meditare fortemente sul Fiat di Maria e soprattutto adoreremo il mistero della incarnazione del Verbo, che è quella che fa la differenza, perché Gesù Cristo non era un grande uomo assunto alla sfera divina. Gesù Cristo è Dio come il Padre, che è venuto sulla terra, si è fatto uomo ed è venuto a salvarci. Adesso c'è spazio per un paio di telefonate. Pronto? Pronto, buongiorno padre, se lo dava Gesù Cristo. Sempre. Sono Loredana della provincia di Roma. Prego, Loredana. Allora, innanzitutto reverendo padre perché è il nostro padre spirituale, reverendo come attributo che si dà e si dava soprattutto prima ad alcuni santi sacerdoti. Grazie per tutte le sue catechesi. Ieri sera quella sulla passione di Cristo è stata veramente grande, lei riesce a portarci in maniera molto semplice le cose del cielo.
Grazie. Le volevo chiedere, ma guardi padre, veramente lei ci riesce? Io non ho mai ascoltato una passione di Cristo così in questo modo. Le volevo chiedere una benedizione speciale per mio figlio, io ho due figli, uno si chiama Gabriele, affinché faccia sempre il volere di Dio, e porle se posso una domanda brevissima. Prego, prego. Allora, io prego tutti i giorni le anime purganti, mi ponevo questa domanda. Allora, quando noi andiamo in chiesa, oppure siamo ad esempio, seguiamo la messa Radio Domina Nostra, chiamiamo le anime purganti. Allora, la mia domanda è, quando l'anima si stacca dal corpo, l'angelo custode dovrebbe andare in cielo, ma queste anime che stanno sulla terra, che comunque vedono il cielo e la terra, sono più predisposte, diciamo, a essere disturbate dal preternaturale, o comunque l'angelo custode in qualche modo le sostiene? Certo, rispondo Loredana. Grazie, Dio ti benedica, buona grazie preparazione alla Pasqua. Grazie. Ecco, mentre vi raccomando di rimanere attaccati a Radio Domina e di non farvi venire nessun ripensamento a riguardo del fatto che non potete andare alle liturgie in chiesa, mi raccomando, dovete essere gioiosi, perché questa scelta è quella decisiva. E mentre ringrazio per le congratulazioni relative al libro, è vero che io però in questi giorni sto un po' esagerando, perché già stasera di nuovo la catechesi, ma i numeri non mi interessano per quanto siano gratificanti, mi interessa finire entro Pasqua come forma di esercizi spirituali, per quello, siccome ormai i giorni sono pochi, quelli che restano prima del triduo pasquale, in pratica una settimana, quindi mi scuso con tutti voi, ma praticamente quasi ogni sera io devo fare catechesi per finirlo il libro, perché questa volta ci tengo moltissimo, ecco, e quindi grazie del sostegno che mi date, perché ne ho bisogno. Ecco, invece per quello che riguarda la domanda che hai posto a Loredana, ti rispondo così: dipende sempre tutto, come mi insegnava padre Amort, dal disegno di Dio, dalle permissioni divine. Perché io posi una volta, più di una volta, questa domanda a padre Amort: ma perché molta gente subisce maggiormente gli attacchi del diavolo e altri no? Ecco, e altri no, o altri poco. Dipende da predisposizioni spirituali, dipende da... Lui mi ha detto, e io dico a te e dico a voi, senza dubbio ci sono delle prerogative che sono preziose. Per esempio, se una mamma già nel grembo materno consacra il figlio, la figlia, la Madonna, è fatta. Poi però ci sono anche i problemi dei cosiddetti corridoi genealogici, che è l'influsso dell'albero genealogico. Ad ogni modo è sempre Dio che stabilisce i criteri. Padre Pio veniva picchiato a sangue dal diavolo, e io ho conosciuto qualche altra anima, di persona l'ho conosciuta, che veniva picchiata dal diavolo. Madre Speranza aveva sempre la mano fasciata perché il diavolo la tormentava così. Altri santi invece hanno avuto, come San Giovanni Calabria, dolori mentali, vessazioni demoniache nella mente tremende. Altri santi di tipo spirituale. Quindi, diciamo, non dobbiamo noi sondare i criteri che ci sono, perché è vero, sono distributivi, non dobbiamo sondare i criteri di distribuzione che il Padre Eterno stabilisce. Ci sono anime nascoste che ingaggiano una battaglia spaventosa, starei per dire, contro il diavolo, e altre che sono molto più note, che invece hanno una battaglia piuttosto ordinaria. Da cosa dipende? Dal disegno di Dio, figlioli cari. Quindi quello che è importante è che noi ci proteggiamo con la preghiera, usate molto l'acqua benedetta, che noi ogni primo e quarto mercoledì del mese benediciamo ed esorcizziamo, perché in diretta possiate poi averla in casa, tenetela nelle stanze dove dormite, ogni tanto aspergete la casa con l'acqua benedetta, per esempio ogni domenica si potrebbe far quello, prima del pranzo domenicale, aspergere la casa ogni domenica con l'acqua benedetta, tenere il crocifisso all'ingresso di casa, o la croce di San Benedetto, e così via dicendo, lo scapolare, i sacramentali, e così via dicendo. L'altra telefonata, pronto? Sì. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Prima di intervenire volevo dire che qualcuno ha scritto, l'abbiamo fatto cancellare, San Simonino prego per te. No, un momento, non è che c'è da pregare per lui, povero bambino, martire, attenzione, lui è un santo, quindi non è che noi preghiamo per lui, è lui che prega per noi. Prego. Sono Romano dalla Spagna. Prego Romano. Io volevo chiedere la benedizione perché mi è nato un
nipote, bene, che il bene. nome è proprio Gabriele, Che quindi la bello. sua benedizione proprio oggi. Purtroppo un nipote che ancora non ho l'occasione di conoscere, ormai ha 8 mesi per via di questo, perché sono rimasto bloccato qui in Spagna, quindi Certo, a maggior certo, ragione, ecco, volevo chiedere certo. questa benedizione. Volentieri. Poi le volevo fare, rifare la domanda che feci circa un anno fa a Saragozza, sul ruolo che hanno i musulmani attualmente nella immigrazione e nella possibilità che San Pietro venga invasa, come per esempio c'è stata, mi sembra, anche una profezia attribuita a Giovanni Paolo II, mi dare qualcosa, vorrei sapere, ecco, qualcosa in merito. Grazie, Sì, niente Romano, sono tanti auguri benedetto. per il tuo nipotino. E beh, certo, sappiamo, diciamo, ne abbiamo parlato più volte, anche ieri mi pare accennavamo a quello. Noi abbiamo l'Islam, che è una religione, del libro, come la chiamano, fondata da Maometto, il quale riteneva di avere visioni dell'angelo, mo ci vuole, proprio cade a fagiolo, lui diceva di vedere l'arcangelo Gabriele, ma con ogni evidenza non era Gabriele, era il diavolo, perché l'arcangelo Gabriele avrebbe comunque detto a Maometto casomai che Gesù Cristo era Dio, invece Gesù Cristo non è Dio, quindi non poteva essere l'arcangelo Gabriele che parlava con Maometto. E questa religione con l'uso della violenza, nel Corano è scritto di sterminare gli infedeli cristiani, si è diffuso in tutto il Mediterraneo, diciamo inferiore, chiamiamolo così, il Mediterraneo, meridionale, mi riferisco a tutto il Maghreb e tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo dell'Africa settentrionale. E poi tutta la penisola arabica, lo sappiamo, sono arrivati qui in Sicilia, l'Andalusia, in Spagna, e il loro progetto è sempre stato quello di conquistare Roma. Ci hanno provato tante volte via mare con Lepanto, via terra con Vienna, e attraverso i Balcani. Poc'anzi citavamo Callisto III che invita a pregare per fermare i turchi a Budapest, ma non ci sono mai riusciti. Credo perciò che il loro disegno di raggiungere Roma non sia solo di carattere politico, diciamo così, culturale, ma è proprio un intento, ahimè, religioso. Cioè loro vedono la croce di Cristo, i cristiani, come quelli da eliminare. Ecco, i cristiani vanno eliminati. Quindi quando si parla di questo dialogo interreligioso, a me viene da sorridere quando questi vescovi entrano nelle diocesi e ci portano in cattedrale questi rabbini e questi imam che vanno lì. Mi ricordo quando è entrato in diocesi, io ero ancora mezzo insospettabile, quindi andai anch'io, entrò in diocesi il vescovo l'orefice, allora, l'orefice a Palermo, Zuppi a Bologna, Delpini a Milano. Cosa si vede ogni volta? Questa scena veramente non so come chiamare. Si vede il rabbino ebreo della città, che a Palermo non c'è, però se lo sono inventato, per quella volta lì. Perché non c'è, per quanto io ne sappia, ma magari mi sbaglio, non so, mi pare che non ci sia una comunità ebraica a Palermo. Comunque quella volta lì se lo sono chiamati non so da dove. E poi è tutto coreografia, naturalmente, che il Concilio Vaticano II docet, no? Allora, e poi è comparso anche, ogni volta compare questo qui con questo abito color nocciola e il turbante in testa, e poi uno domanda: ma che è Carnevale? Ma chi è questo dentro le nostre chiese? E poi ti spiegano che è l'imam della comunità islamica che è venuto a rendere omaggio al vescovo. E io dico: ma scusate, ma questo rende omaggio al vescovo e nel frattempo per loro Gesù Cristo non è Dio? Dico: ma questa non so che cosa, ma questa è follia. Ma questa è follia. E così anche il progetto del Pantheon. Allora io dico: siccome non sono un fondamentalista, che se ne dica, tengo a precisare quanto segue. Sto con le scelte che aveva fatto Giovanni Paolo II di scongiurare, perché questo è doveroso, una guerra di religione. Sebbene proprio lui sembra avesse detto che ci sarebbe stata l'invasione dell'Islam, però ha fatto quell'incontro di preghiera,
discutibile naturalmente, che è qualcosa di diverso rispetto agli incontri sincretisti di Bergoglio, dove era, cercava di anticipare, senza esserci riuscito, lo scontro tra l'Islam e la cultura occidentale. Peraltro i musulmani fanno l'errore di pensare che la cultura occidentale sia cristiana. Cioè, se vedessero veramente come stanno le cose, si renderebbero conto che non è così. Fanno di tutta l'erba un fascio, come si dice. E ci sono dei valori sicuramente positivi nel mondo islamico. Per esempio, hanno quasi tutti un grande senso di rispetto verso Dio, di adorazione per Dio. Vi dico una cosa che vi sconvolgerà: non esiste la bestemmia nei paesi islamici. Capito? Questo dovrebbe farci vergognare. Prima cosa, non esiste la bestemmia nell'Islam, dal punto di vista, voglio dire, di Allah, perché poi di fatto quando negano che Gesù Cristo è Dio è già bestemmia, però all'interno della loro religione non esiste la bestemmia, che in alcuni paesi come l'Arabia Saudita è addirittura punita legalmente. E l'altro aspetto che mi colpisce, che ci rimprovera, è che quando pregano si gettano tutti a terra, capito? Tutti a terra. E noi invece abbiamo tolto gli inginocchiatoi dalle chiese, perché siamo cattolici adulti, Cristo è risorto, stiamo sempre in piedi, andando contro anche la Sacra Scrittura, perché il modernismo, anche quello liturgico, e tutte le forme di modernismo vanno contro la Bibbia. Nell'Apocalisse è un continuo gettarsi a terra, i 24 vegliardi, i quattro esseri viventi, gli angeli della corte celeste, non fanno che prostrarsi, proskynesis in greco, proprio il prostrarsi fino a terra. Quindi l'Islam ha degli aspetti positivi, purtroppo però è incompatibile, proprio incompatibile con la nostra identità cristiana, e non è da escludere, come vi dicevo, che c'è un progetto di conquista di Roma, intesa come la mela d'oro, per piazzare lì la mezzaluna al posto del crocifisso. E naturalmente l'idea di abbeverare i cavalli dei califfi islamici alle fontane di Piazza San Pietro resta ancora in piedi, nonostante tutti i proclami del dialogo interreligioso, che va senz'altro, se è un rispettarsi reciproco, senza dubbio va promosso, incoraggiato. Non saremo certo noi ad apparire come guerrafondai fondamentalisti, non lo saremo mai. Gesù rimprovera Pietro: metti la spada nel fodero, chi di spada ferisce, di spada perisce. È un'altra cosa quando si tratta però invece di difendere di fronte alle aggressioni la propria identità cristiana. Questo senza dubbio va fatto. Bene, al termine di questa nostra trasmissione vorrei ringraziare con tutto il mio cuore Mara Bertolo e Sandra Rossetto per il pacco che è pervenuto ieri sera a Piccola Nazareth, un bel pacco per tutta la Compagnia di Maria. Ci avete riempito il cuore, veramente. Sono grato a queste due care figliole, alle loro famiglie, Mara Bertolo e Sandra Rossetto della Liguria, di Genova, per questo bel pacco che ci hanno fatto pervenire. E mentre vi torno a darvi l'appuntamento per questa sera alle 21.15, alle 21.15 con la catechesi su Giuda Iscariota e la Maddalena, il post è già stato effettuato, condividete su tutti voi, miei cari figlioli. Invoco la santa benedizione del Signore, augurandovi una giornata piena della pace di Cristo e della Santa Vergine Maria, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, e avanti con Maria.